illustrativi, diciamo che rendono un po' l'idea dello spirito che aleggia in questa pagina. È una pagina, questo brano, questo ampio brano del 1824, quattro anni prima della morte di Schubert, e l'estate del 1824 è stato detto autorevolmente che è una delle più decisive nella sua produzione, ed è proprio un brano scritto nell'estate del 1824 presso il castello di Esterasi, dove era già stato in gioventù come, diciamo, insegnante di pianoforte delle due figlie del principe, e in questo caso nuovamente si è proposto ed è stato accolto con questa mansione. C'è da domandarsi quanto bene volesse queste due ragazzine, perché la sua proposta è uno stress non da poco, ormai non più ragazzine, perché il brano è davvero faticosissimo e molto impegnativo, e non è l'unico lavoro che ha scritto in quel periodo, però certamente è il più impegnativo e il più importante. E le due lettere sono una precedente, dove lui dice, scrivendo ad un suo amico pittore che si trovava a Roma: in fatto di leader non ho scritto granché di nuovo, in compenso mi sono esercitato in numerosi lavori strumentali, ho composto due quartetti e un ottetto, e ho in mente di scrivere un altro quartetto, sarà poi la morte della fanciulla. Soprattutto voglio in questo modo prepararmi la strada verso la grande sinfonia. Ecco, questa è un'affermazione veramente significativa, perché a quella data, diciamo, lui aveva in mente questo progetto che poi diventerà la sinfonia, appunto detta la grande. Quindi abbiamo questa grande sonata che prepara una grande sinfonia, e in mezzo c'è anche un grande ottetto per fiati e archi. Quindi c'è questa immagine del pensiero legato all'idea ampia, alla grandezza, al sinfonico, al punto che Schumann, vedendo questo lavoro, ritenne che fosse stato, che fosse una trascrizione per pianoforte di una sinfonia di Schubert. Per molto tempo questa sua ipotesi ha trovato credito, oggi invece si è riletta la cosa in modo diverso, e si è invece cercato di riportarla proprio al pianismo di Schubert di quegli anni, e molti aspetti effettivamente si possono spiegare attraverso la sua scrittura pianistica. Resta il fatto che, come sentirete, molti gesti, soprattutto gesti o anche la ritmica o anche proprio la, rimandano a un'idea del sinfonismo, e quando si parla di sinfonismo in quegli anni si parla anche, pensate che pochi mesi prima della composizione di questo lavoro Beethoven aveva fatto eseguire la nona, e sul rapporto Beethoven e Schubert ci sarebbe molto da dire, non certo qui e non certo con le mie competenze, però è un rapporto tutt'altro che facile e che semplice. Schubert aveva una chiaro, ammirazione grande per Beethoven, ma non si riconosceva perfettamente nelle scelte di Beethoven. Basti soltanto il fatto che l'ultimo Beethoven porta la sonata per pianoforte a tre tempi, e lui invece riporta indietro a quattro, che è appunto il modello classico. Quindi è, diciamo, è molto facile incappare negli specchietti per le allodole di Schubert. Uno ad esempio mi viene in mente, tanto per dirvene una, questa sonata comincia con un primo tempo, sono quattro tempi come vi dicevo, il primo è un allegro moderato in do maggiore, ma questo do maggiore non è un do maggiore come comincia così, comincia con le note del do maggiore, ma va a appoggiarsi sul La, fa le prime note del Do maggiore e poi scende giù al La e ci dà l'impressione di andare al minore, e poi scende ancora più giù e poi porta avanti il discorso e va a finire sul Re minore. Quindi il Do maggiore arriva soltanto all'ottava battuta e arriverà con alla base il Mi, non il Do. Quindi diciamo che ascoltare Schubert è veramente anche molto spesso incappare in tranelli.
Il terzo movimento, ad esempio, che è lo scherzo, dopo l'andante, molto cantabile, anche qui attenzione, è stato scritto molto opportunamente, la cantabilità di questo brano non è una cantabilità vocale, è una cantabilità strumentale. Se voi pensate alle idee melodiche di questo brano, non viene in mente di cantarle, è un'altra idea di cantabilità. E nel terzo brano, dicevo, c'è un inganno anche lì, lui comincia con una nota, il brano comincia con un tatam, ma lui porta la prima nota in fortissimo e la seconda in piano, per cui l'effetto è tata, esattamente come fa Puccini nel Gianni Schicchi, che è un'opera concepita su una beffa e che comincia esattamente con un attacco invertito rispetto alla percezione dell'ascoltatore. Quindi mette continuamente, dissemina la partitura di trappole, trappole ritmiche che sono trappole tremende per gli esecutori, tremende, perché è facilissimo. Voi ascoltate un tempo in tre quarti o in tre ottavi, e io lo ascolto il secondo tempo in tre ottavi, ma molto spesso mi perdo, perché non ci sento il tre, ci sento il due o il quattro, proprio attraverso una combinazione di ritmi indefessa, proprio dall'inizio alla fine. Quindi c'è uno straordinario lavoro in questo brano, e poi la chiusa appunto con un allegro vivace, trascinante, anche questo, pieno di modulazioni, di una rielaborazione continua della materia. Ma chiudo, perché avevo detto due minuti a Sergio, ma li ho già passati abbondantemente, e chiudo con un ultimo brano da una lettera di Schubert, dove proprio in luglio, quindi nel momento in cui scrive questo lavoro, dice al fratello: certamente non è più quel tempo felice in cui tutte le cose si presentavano in una luce giovanile. Ora invece c'è la fatale conoscenza della misera realtà. Si crede che la felicità abiti nel luogo dove una volta si è stati felici, mentre essa è in noi. E così io sono ora nella condizione di trovare in me stesso la felicità e la pace. Buon ascolto.
Thank you.
facciamo ancora.